Buongiorno a tutti, eccomi qua con un bel termometrino. Perché? Perché siamo proprio nel pieno dell'inverno e ahimè ci sono tante influenze, ci sono tanti sagrin, come diceva mia nonna, no? E quindi ho pensato di consigliarvi un punto di agopuntura di medicina tradizionale cinese per aiutare ad abbassare la febbre. Però qua apriamo un piccolo capitolo, no? Perché infatti studiavamo con Albino che titolo mettere, eccetera, perché in realtà la febbre, come voi sapete benissimo, è funzionale, nel senso che è un meccanismo che il nostro corpo ha per bruciare, le tossine, per bruciare i batteri, per bruciare, no? Tutto quello che ci, i virus, e bruciando aiuta il corpo a superare. Quindi prendere magari qualche cosa per abbassare la febbre, e tenerla bassa, magari può non aiutare troppo il corpo, perché il corpo in quel momento lì si sta organizzando per reagire. Però diciamo che c'è poi anche un limite, no? Nel senso che quando la febbre poi è alta, 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 noi siamo un pochino in disagio, oppure quando i nostri figli ce l'hanno, eccetera. Allora, c'è questo punto di medicina tradizionale cinese, preso dalla medicina tradizionale cinese, che è il punto d'arrivo del meridiano del polmone. Viene chiamato anche polmone 11 perché sapete che vengono dati i numerini in medicina cinese. Polmone 11 dov'è? Allora, è un punto sul pollice. Aspetta, Albi, come mi metto? Così, eccoci qua, lo indico col termometro, è proprio all'angolo, alla base dell'unghia, nella parte non rivolta verso l'indice, dall'altra parte. Spero che si veda bene. Allora, questo punto qua, possiamo tornare, tanto ormai l'ho fatto vedere, sembra una professoressa con questo termometro a penna, è vero? Questo punto qua, ragazzi, serve perché vi aiuta a abbassare la febbre. E mi è stato detto da una mia amica, tra l'altro, io ho studiato medicina cinese, ho fatto cose, ma non lo sapevo. Invece Marianna, quando io avevo una febbre pazzesca, sarà 2 mesetti fa circa, mi ha detto: ma perché non lo pungi con un ago? Perché dicono che in Cina, nella parte cinese, con un ago, pungendo questo punto bilateralmente, facendolo un po' sanguinare, abbassava la febbre di brutto. Io, siccome avevo una febbre altissima, sinceramente non sapevo proprio come fare perché tremavo, sapete quando la febbre ce l'avevo tipo 39 e mezzo, non so cosa. Ho cercato un ago, non ce l'avevo, ho preso un ago di quelli da cucire, adesso non fate una roba proprio fai da te così, però vi dico come l'ho fatto io. L'ho sterilizzato, mi raccomando, quindi sul fuoco tremavo, ho sterilizzato l'ago e mi sono punta questo punto, però mi faceva un po' impressione farlo proprio sanguinare, quindi lo punto un po' di volte, poi cercavo di farlo sanguinare un po', non sono tanto riuscita. Fatto sta che nell'arco di poco tempo, ma nell'arco di qualche ora, la febbre mi si è ridotta tantissimo. Attenzione, e qua parlo per non aver nessun tipo di problema perché io, lungi da me, io penso che le cose che io consiglio siano un supporto rispetto a tutto quello che voi fate rispetto alla medicina tradizionale, quindi non è un sostituto di farmaci che servono per abbassare la febbre, però può aiutarvi a tenerla a bada quando la febbre è veramente troppo alta, cioè ci sono dei gradi di temperatura, lì avevo 39,7, ho detto ma quasi quasi l'abbasso un po', avevo già preso anche cose, ma non mi scendeva. E quindi ho fatto questo e mi è servito tantissimo. Quindi ho pensato, la prossima volta che farò i video, e questa è la cosa carina, no? Dell'esperienza nella mia vita del quotidiano, io vi penso in continuazione perché dico che cosa posso dire che può essere utile alla gente. Ecco, questa è una cosa che mi è stata tantissimo utile. Sui bimbi è un po' un pasticcio perché ovviamente non è il caso di pungerli e farli male. Già solo mia figlia ha avuto la febbre l'altro giorno, che non è proprio una bimba, proprio ovviamente, ma è un po' cresciuta, e però non si è fatta mica pungere. Le ho detto massaggiati questo punto, fate come potete, come si può sempre. E spero di esservi stata utile con questo video. Vi auguro che questo tempo passi e che tutti questi virus se ne vadano, così possiamo andare verso la primavera correndo a braccia aperte. Vi auguro una buonissima giornata. Se avete piacere di farmi delle domande, scrivete in descrizione, ci sono tutti i riferimenti a cui iscrivermi, io vi risponderò molto volentieri. Vi auguro una buonissima giornata, vi ringrazio di avermi ascoltato e come sempre, grazie alla vita.